Miglior difesa contro miglior attacco con la Juventus in comune come unico KO. Parte il traversone, è uno schema che trova Tucceri. Donna, tocco in mezzo, attenzione, il tocco con il destro, il meno possibile l'Empoli dal basso, tant'è che entrambe le centrali dell'Empoli sono costrette ad andare dentro l'area e qui ruba palla Giacinti con Fifi che segna. L'avevo appena detto che questa pressione stava dando frutti e Roberta è arrivato al gol del vantaggio. Recupera Bergamaschi che scende di nuovo dirompente sulla destra, Bergamaschi fino in fondo, Bergamaschi il tocco in mezzo. Dawis terza cerca il supporto di Giacinti, lo trova Giacinti, il tiro di Giacinti e il gol di Giacinti. L'avevamo detto che in contropiede il Milan poteva chiudere la partita e lo ha fatto. La partenza di Tucceri che va in gol. Vince 3-0 il Milan, i gol di Fifi nel primo tempo e nella ripresa di Giacinti e Tucceri Cimini. Roberta, la tua migliore in campo? Tucceri Cimini. Un saluto da Maurizio Ferrari e Roberta Antignozzi. La Milano del calcio non si ferma. Domenica tocca alle donne per il derby numero 3 in Serie A. Le rossonere sono reduci dal bel successo sull'Empoli, partita in cui Maurizio Ganza ha deciso di cambiare sistema di gioco per schierarsi a tre dietro, favorendo così la corsa sulle fasce. Con questo modulo chiaramente riesco ad arrivare maggiormente in avanti, poi è capitata una punizione agli ultimi minuti e sono riuscita a fare il mio primo gol di quest'anno. La Tucceri, lotta per la maglia e per il diavolo. Questa storia di calcio ha due facce, due anime della stessa passione, nerazzurri e rossoneri, i colori di una città schierata. Indossarli nel derby è privilegio e responsabilità, sogno e incubo. Sale la passione, la pulsazione aumentano, il cuore al mille, la voglia di dominare deciderà il tuo posto in questa storia. Per la maglia, una città, due derby. Sesta giornata di Serie A femminile è Milan-Inter. Volta trova Cioncia di prima per Dawi. Dawi va a puntare Ovinen. Dawi con il destro segna Natasha Dawi. Regazzoli per questo calcio di punizione molto interessante. Il pallone dentro, arriva il pareggio dell'Inter. Va Tucceri, pallone sul secondo palo, colpo di testa, è vincente, segna ancora lei Natasha Dawi. Rask vede proprio l'inserimento di Rizza. Giacinti! Valentina Giacinti! E questa è un'azione bellissima del Milan. Cross dentro Cionc, poi Vitale cerca di arrivare su questo pallone. Arriva Cionc! Domenica Cionc, che nel derby segna sempre. Parte dal dischetto Marinelli con il Cionc, intuisce la parata straordinaria. Sicuramente sono cinque derby a Milano, insomma, è molto sentito, lo sappiamo tutti, è inutile nasconderlo. È una partita particolare, si è giocata a titolare, sono molto contenta, ci tenevamo veramente tanto a fare bene e continuare questa fila positiva di vittorie. Vincere sempre non è facile, ne proviamo assolutamente vincere per tenere alta la classifica e seguire anche i ragazzi che hanno vinto ieri. Si sente ed eravamo già in clima partito da una settimana praticamente, avevamo l'ansia ieri sera e oggi altrettanto, quindi è andata bene sia ieri che oggi, siamo contentissimi. Mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto, è stata una settimana difficile per vari motivi, ci tenevamo a fare bene, la quarta vittoria del derby consecutiva, quindi siamo orgogliosi di questo. È andato tutto quanto bene. Gullit contro Maradona, Van Basten careca Cavani e Ibrahimovic. Parte Tucceri Cimini, calcio di rigore, la barriera devia con un braccio, evidentemente arriva anche il cartellino giallo. E allora Valentina Giacinti,
dal dischetto. Valentina spiazza il portiere, porta avanti il Milan. Minuto 16, il vantaggio delle rossonere. L'autopasso fa nino nino, cerco un socio per nascondino. Prendo mezzo sonnifero e mi manca l'ossigeno. Neanche sogno mi libero, maledetto Lucifero, staccati dal mio pipero. Aumenta un po' il ritmo della partita, che adesso diventa sempre più interessante al limite dell'area. Gianni, attenzione all'uscita, perde il pallone Perez, Salvatore Rinaldi elude l'intervento di due giocatori e questa volta Fusetti e poi Giacinti, e arriva il raddoppio del Milan, la doppietta di Valentina Giacinti. 2-0 Milan, il sesto gol in campionato per il nostro capitano. Goldoni, calcio di rigore, ha perso Goldoni l'equilibrio. Goldoni prende la rincorsa, arriva il gol del Napoli. Il triplice fischio del direttore di gara, al Milan vince una partita non semplice, una partita che si è complicata. Il mio obiettivo personale è ritornare in campo sicuramente dopo questo infortunio, ritornare a far bene e poi a livello di squadra comunque vorremmo entrare a far parte della storia per la prima volta del Milan. Ci vediamo domenica 15 novembre su Sky Sports Serie A alle 14.30 per Milan-Roma. Serturini, pallone contro uno con Rizza, tocco dietro per Giuliano che può calciare. Giuliano prova a risolvere. Ciccotti, Giuliano calcia e calcia fuori, niente male, la conclusione di Manuela Giuliano. 55esimo minuto, Milan che questa volta va vicino al gol, adesso si complica la vita. Viene espulsa Baldi. Espulsa Baldi, tocco di Baldi. Giuliano non capisce bene che cosa deve accadere, arriva Giacinti a cercare di prendere questo pallone, Baldi la tocca per la seconda volta e punta. Batucceri, colpo di testa, Rizza va dentro a cercare Giacinti e poi Gawi, calcio di rigore. Va Giacinti, Valentina Giacinti, sblocca Milan-Roma. Che va dentro, Pipitone, poi Bocchete, Pipitone, straordinaria. Quanto sei soddisfatta di questa partita? No, sono sicuramente soddisfatta perché la squadra, abbiamo giocato una partita di sacrificio, sapevamo di incontrare la Roma che è una squadra per me che gioca il miglior calcio d'Italia, quindi sapevamo di soffrire, sapevamo che non era facile e ce l'abbiamo fatta a portare a casa tre punti fondamentali per continuare a sognare. Siete forti, siete ciniche, superate anche momenti di difficoltà, siete a meno tre dalla Juve, ci credete? Credete soprattutto anche a un posto in Champions, Vale? Ma prima di tutto il nostro pensiero è la Champions, perché vogliamo fare meglio dell'anno scorso, quindi il primo anno per pochi punti, il secondo per l'algoritmo, il terzo speriamo che sia quell'anno buono, perché sennò basta. Grazie Vale, grazie, complimenti. Grazie a voi, grazie, ciao ciao. Fiorentina-Milan è la sfida che da sempre vuol dire corsa Champions, quel secondo posto utile per vedere le stelle. Tuccieri Cimini dentro e arriva il gol, proprio lei, Giorgia Spinelli in spaccata. Sabatino si gira, sempre Tuccieri Cimini dal punto di battuta in porta, e ancora una volta è andata in porta l'Inter. Tuccieri Cimini si chiama il gol. Togessen di fianco a lei, pallone messo profondo, l'uscita tempestiva di Corenciova, una palla che sembrava innocua. Con una ripartenza anche in fase difensiva è sempre davvero generosa e preziosa Grimshaw. È finita, il Milan vince anche a Firenze 1-0. Il miglior Milan della storia corre veloce, vince 8 gare su 9 in campionato e reduce da 7 vittorie di fila, non vuole smettere proprio ora. Davanti alle ragazze di Gand c'è il Sassuolo terzo a meno 2, la sorpresa del campionato contro le rossonere che ormai non sorprendono più. Seguiamo
il calcio di punizione del Sassuolo, la spizzata, calcio tagliato, mancino di Tuccieri Cimini, ed è ancora così Spinelli di testa, Dowie, la traversa del Milan, ancora Spinelli, passo sul lungo, Valentina Bergamaschi accelera al cross sul secondo palo, Tuccieri Cimini, traversone in area per Bukova, grande parata di Corinciova, si gira, Bergamaschi gioca ancora l'uno contro uno, Grincio gli va a chiudere lo spazio, pallone sul secondo palo per Dawi, la grande parata, pallone che resta vivo, eccola qui, le maniche su, il mister Gans comincia Milan Sassuolo, Spinelli a guarda, la spinge in avanti con la prossemica, bella palla per Valentina Giacinti, Valentina ha scivolato il portiere, Valentina, sempre lei, il capitano del Milan, Valentina Giacinti. Dawi parte da dietro, il pallone è proprio verso il 10, Spinelli, ancora lei, Giorgia Spinelli, due gol nelle ultime due partite, entrambe da titolare, festeggia così il compleanno, di testa, più in alto di tutte. Attenzione a questo pallone, ci arriva Corinciova e la toglie dalla rete. Fischia qui il direttore di gara, il Milan vince anche contro il Sassuolo, una sfida importantissima in chiave qualificazione Champions, il Milan che resta sulla scia della Juventus vince la nona gara su 10.